Per Paolo De Negri avevi detto che la Eguaglia sarebbe stato uno dei tuoi obiettivi della prima parte della stagione. Oggi è il grande giorno. Sì, oggi corriamo la Eguaglia, una corsa per me abbastanza importante perché corriamo nella mia regione. Il percorso è abbastanza impegnativo. Cercherò di fare il mio meglio, sfruttare il lavoro degli altri e vedere chissà magari in finale di essere davanti e farmi una bella volata. È una grande esperienza per me essere qui oggi. Sono arrivato solo 3 giorni fa dall'Africa, dove è ancora inverno, e sono felice di aver trovato una così bella giornata qui in Liguria. Ricordo la Eguaglia quando sono passato qui con la Milano-Sanremo. È una cittadina davvero bellissima. Staremo a vedere come va la corsa oggi. Enrico Franzoi, dopo una stagione a tutta sul ciclocross, torni sulla strada, quali sono le tue sensazioni? La situazione è buona, dopo il mondiale non ho rifiatato, ma ho continuato ad allenarmi, per cui oggi ho una buona condizione, è da un po' che non corro su strada, però sicuramente la condizione c'è. Diego Rosso, oggi correrai con un tifo indiavolato. Sì, sono tutti i tifosi che arrivano da casa e ci divertiremo, dai. Lo scorso anno hai fatto molto bene inizio di stagione, quali sono le tue sensazioni oggi? No, io sto bene, forse vado un po' più piano dell'anno scorso come condizione perché abbiamo obiettivi più avanti, però cerchiamo di divertirci, una bella giornata e di fare una bella gara. I look forward to it, I'm excited about it. È una grande opportunità per me oggi correre in una gara così prestigiosa con una formazione World Tour come la Cannondale. Eguaglia è una cittadina incantevole ed è bello correre vicino al mare. Staremo a vedere come andrà la corsa. Chissà quante volte sei venuto da bambino a vedere questa corsa, cosa si prova a essere qui oggi? Ma già fin da quando sono piccolino che vengo a vedere la gara, saranno una 15ina di anni, me la sono persa solo 2 anni e vediamo dai, ora sono qua e cercherò di dare il meglio. Andrea Pasqualone, un ottimo piazzamento ad Onoratico e oggi? Ma sicuramente dai, un terzo posto che ci fa bene figurare sul nostro team. Oggi sicuramente siamo qui per far bene, e siamo qui in diversi atleti che stanno bene e quindi cercheremo di essere lì davanti nella fase cruciale della corsa e magari, perché no, giocarsi la vittoria, insomma.
dei due uomini al comando. 30 secondi, l'ultimo aggiornamento della situazione. Sinkevist è terza e Sinkevist in prima posizione. Il tedesco Patrick Sinkevist facendo strada. Parte Serpa in mano della nostra merida, lanciato lo sprint in testa a testa. Serpa, Serpa, vince Totola Iguelia, Serpa Perez. Secondo posto per Patrick Sinkevist. Primo Serpa, secondo Sinkevist. Va su una seta colombiano. Il Totola Iguelia, attenzione per quanto riguarda la terza posizione. José Serpa, finalmente, dopo due anni è arrivata questa vittoria, una vittoria in una gara importante, ci tenevi a far bene ed eccoti sul gradino più alto del podio. Bueno, sì, la verità, primo ringraziare tutta la squadra che oggi è stato fenomenale, abbiamo tirato tutto il giorno, sempre davanti, bueno, finalmente mi arriva la vittoria, io credo che è importante e a mia età e bueno, la motivazione per continuare questo 2014 che appena inizia. Through the door, don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else. Riviviamo questo finale, uno scatto sul paravena ad una trentina di chilometri dall'arrivo. Avete tenuto sempre quei 30 secondi che vi hanno concesso di presentarvi insieme te e Sinkevist su questo rettilineo d'arrivo. Sì, veramente Sinkevist ha fatto tutta la differenza perché lui era il troppo forte. È riuscito a tenerlo e bueno, alla finale l'ho battuto sulla volata e sono felice perché sai una vittoria importante e bueno, ti dà la fiducia per il resto della stazione. E adesso cosa c'è nel futuro di Serpa? Bueno, prossimo due sarà in Lugano, poi Parigi-Nizza, Catalogna, Paese Baschi, Trentino e vado a casa a preparare il tour. Andrea, due terzi posti in due gare, più la delusione oppure la sensazione che comunque la forma c'è? Ma sì, sono due terzi posti. Ci tenevo a vincere oggi, dico la verità, era una corsa che sogno da tempo. L'ho preparata nel migliore dei modi, purtroppo speravo appunto che si chiudesse il divario tra i due, tra Serpa e Sinkevist. Sono arrivati con 9 secondi e purtroppo le corse sono così, si vincono e si perdono sotto l'arrivo e quindi diciamo che comunque è un terzo posto prestigioso e quindi noi per area zero sicuramente ci fa ben figurare e speriamo appunto che adesso gli organizzatori di qualche altra corsa ci invitano e poi di continuare la stagione come l'abbiamo iniziata.